parole per ringraziarvi di essere qui. E io dice che questo testo è una provocazione, lo ritengo anch'io tale, un testo molto forte, però è poeticissimo, ne renderete conto. Io vi ringrazio, la produzione, questa è una delle prime compagnie pugliesi che ospitiamo nella stagione, Allegria Teatro di Lecce, e che presenta la volta con il mio fantastico. Buonasera. E qui comincia quello che vorrei capire e non capire. Sì, io già lo vedo, altro non posso fare che riferir tutto senza pietà. E a che serve? O forse la mia logica, non lo so dire, la mia giustificazione, nei fatti medesimi? Forse per ciò solo che ho fatto, quello che ho fatto, son salvo, Forse il fatto o l'evento si giustifica da sé, può darsi, proviamo. Ecco, allora così, farò così, parlerò a caso, farò il silenzio dentro di me e lascerò che la penna corra a sua posta e forse dalle mie parole sprizzerà una mostruosa, una fulgida verità, fulgida e mostruosa. Cazzo, è da ridere, Oh no, non potrebbe, non dovrebbe essere fulgido ciò che è mostruoso e mostruoso ciò che è fulgido? Non sarebbero questi due elementi necessari in un'unica immagine, o meglio, i due volti della necessità medesima? E non sarebbe la verità necessaria quanto vera la necessità? Non sarebbero verità e necessità una sola cosa? Illusione che da queste pagine venga fuori alcunché, pure io son giunto ormai. Ho indugiato quanto ho potuto sull'irrilevante, ho rimandato, ho perfino tentato di convincermi qui sopra che davvero qualcuno o qualcosa ci travolgesse, ma son giunto ormai. Ci sono, non posso più sottrarmi. Viene sempre il momento in cui ci si trova di fronte a che? O a chi? Ma a se stessi! Alle proprie azioni, alla propria coscienza! O almeno a quell'ignoto che ci fa noi stessi.